Ragazzi, questa stagione è veramente fondamentale, non posso fallire, infatti se non passerò in divisione 7 la serie finirà con questa stagione. Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo tornati con la nostra carriera allenatore su Ultimate Team, siamo di nuovo in divisione 8. Però avremo una nuova squadra, dei nuovi obiettivi che ci darà proprio Ricky, proprio adesso. Allora Leo, è un po' deluso la dirigenza, devo dire, perché mi aspettavo la promozione. Però dai, non importa, forse era una squadra non troppo costruita per salire. Adesso ti do a disposizione il tuo modulo preferito e dei giocatori che veramente fanno la differenza a mio avviso. Quindi mi raccomando, soddisfa anche questi obiettivi che sono fondamentali per poter salire con una squadra decente il prossimo anno. Leo, non mi deludere 2 anni di fila, mi raccomando, non deludere la dirigenza. Devi assolutamente salire, dai, dai Leo. Ok ragazzi, già sono sollevato da quello che sta dicendo, che ha detto Ricky. 4-3-2-1 è il mio modulo, quindi vediamo di fare bene. Non posso fallire, ve l'ho già detto nell'intro, se fallisco questa è l'ultima stagione, quindi ragazzi dobbiamo salire in divisione 7 come obiettivo minimo, quindi lo metto nella mia mente come sesto obiettivo. Gli altri 5 non sono facili, non bisogna concedere rigori e questo sarà veramente tosta, perché avete visto che spesso succede che li conceda. 3 partite con più angoli, almeno 3 partite con più angoli, va bene. Segna dopo un rainbow, ok. Segna di pallonetto, anche quello non è facile. E poi doppia doppietta, ragazzi, non ce n'è uno semplice, non, assolutamente. Quindi sarà dura, dovremo anche controllare gli angoli, quindi magari dovremo fare qualche tiro da fuori. Ma bando alle chiacchiere, andiamo a vedere qual è la squadra per questa nuova stagione. Vediamo un pochino, ok, è una Serie A. È una Serie A buona, perché 4-2-1. Buona, vabbè, e purtroppo 2 giocatori a Gento ce li siamo beccati per i 2 obiettivi falliti. Uno è Bani del Bari di Ricky, ovviamente, l'altro è Belez in porta. Ok, squadra Inter, va bene. Poi, Venazia in difesa, ottimo, mi piace tantissimo. Ansaldi e Abate non mi piacciono tantissimo, però ci accontentiamo. Anche perché non possiamo avere una squadra fortissima, visto che non abbiamo fatto troppo bene la scorsa stagione. Bissa, Zielinski, Biglia è comunque un buon centrocampo, mi piace. E l'attacco pure è molto buono. Nani, 5 star skiller, che ci servirà assolutamente per il rainbow. Anche Felipe Anderson, 4 star skiller, niente male. E poi abbiamo Luis Alberto, che non è certo una punta, secondo me, più un trequartista. Quindi il fatto di aver portato Immobile, Verdi, Hector, ma soprattutto Immobile in panchina mi sarà utile nel secondo tempo, perché probabilmente metterò Immobile punta, nonostante siano tutti e 3 della Lazio, metterò il quarto laziale. Probabilmente leverò proprio Luis Alberto oppure lo sposterò sulla mediana, perché non mi piace molto come punta. Ma adesso vediamo cosa possiamo fare con i nostri 30.000 crediti di budget. Ok ragazzi, stavolta mi sono superato, ho speso esattamente 30.000 crediti. Stavolta abbiamo fatto veramente un mercato perfetto, un mercato di riparazione, diciamo così, perfetto. E l'ho fatto per un centrocampista, perché avrei potuto prendere Florenzi per un pochino meno di 30.000 crediti. Però sinceramente spendere 30.000 crediti per un terzino, comunque Abate non è così male, è veloce, quindi va bene. Dei 3 di centrocampo forse quello che mi convince meno è Birsa, proprio perché secondo me è più un trequartista. Quindi per il momento lo facciamo accomodare in panchina, però lo possiamo anche utilizzare, potrebbe anche partire titolare qualche volta. E qui vado a prendermi un giocatore speciale, attenzione perché non è una carta normale, è una carta IF, ed è Brozovic. Mamma mia, spettacolare, 30.000 crediti precisi. Questo ci sarà molto utile qui a centrocampo, è un bellissimo centrocampista, molto completo, esattamente come Zielinski, forse un po' più di tiro sicuramente, cioè 10 in più di tiro, 5 in più di passaggio, insomma è una bella carta, anche molto più fisica e difesa, è un pochino più lento, 73 contro gli 83 di Zielinski, però sono 2 carte abbastanza simili e speriamo che facciano bene. Ok, eccoci qua contro il primo avversario di oggi, che è Monster SS, con una Serie A ovviamente, con questo account in questa serie troviamo solo Serie A, con Ciro, anche lui, anche se noi ce l'abbiamo in panchina, Andre Silva e Bonaventura dietro le punte, con Felipe Anderson e Berardi, che non è proprio il loro ruolo, deve utilizzare l'altro 4-1-2-1-2, però vediamo come va. Attenzione ancora Felipe Anderson per Brozovic, palla in mezzo, palla l'1-2,
Ancora di là per Felipe Anderson. In mezzo la palla. Oddio, sì, c'è l'autogol. L'autogol, l'1-0. Chi si prende meglio di Felipe Anderson? Ovviamente un autogol che ci porta il vantaggio. Buono così. Un terzo in mezzo. Oddio, no, Belez, la devi prendere questa. In semi rovesciata, fa l'1-1 e ci pareggia. Nani. Nani con il rainbow, il tiro. Mamma mia, se fare subito il gol dopo il rainbow sarebbe stato perfetto. E Broso, bravo Epic. Buono l'1-2. Ottimo Nani col driven shot. Nani al 2-1, al 32esimo. Falla di Dybala Mask, bravo Nani. Finisce qua il primo tempo, siamo in vantaggio, 2-1, non c'è niente male, abbiamo un angolo a testa, sì esatto, come si vede dalla grafica, però ancora gli altri tre obiettivi sono tosti, cioè una doppia doppietta è dura, è dura. Vai Nani, con il lag, non riesco a fare il rainbow con il lag, me l'ha preso male, oddio Felipe Anderson, ho provato il gol della merda per Luis Alberto, cioè in realtà ha tutto laggato, ci ho capito poco, quindi ho preso quello che è venuto. Buono lì per Felipe Anderson che la mette dietro, buono ancora l'1-2, Felipe Anderson, può cercare il cross in mezzo per Nani! Nani! 3-1, doppietta per lui, ma la doppia doppietta sarà impossibile, anche che dovremmo fare un altro autogol a Cristiano. Ok, intanto farei un cambio, vorrei mettere Immobile lì come punta, Luis Alberto non ne ho bisogno in realtà nemmeno a centrocampo perché per il momento va benissimo così, mettiamo Immobile e presto, per il momento lasciamo la squadra così com'è. Attenzione qui all'avanzata, il tiro e c'è il gol, 3-2. Bene così, ragazzi, non riusciamo a mantenere un vantaggio per più di 10 minuti, ok, Belotti. Attenzione qui al lancio lungo, no che diavolo, no ma dai, ma non gliela puoi regalare così. Buona la chiusura di Vani, grandissimo Vani, eccezionale. Aspettando un varco, buono qui la palla per Brozovic che proprio va il tiro alto, peccato. Buono Nani, se ne va Nani il tiro. No, 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 no. Buona la chiusura qui di Ansaldi, bravissimo. Possiamo anche ripartire forse per l'ultima occasione. Vai Ciro per Verdi, vuole l'1-2 Verdi. Prova a servirlo Ciro anche se c'è Lukaku nel mezzo. Verdi, prova col pallonetto, Verdi, c'è il gol sul pallonetto di Simone Verdi, appena entrato, fa il 4-2 sul pallonetto e ci sblocca un obiettivo, grandi così, vittoria e obiettivo, buono, forse non abbiamo fatto più angoli dell'avversario perché mi sa che siamo rimasti 1-1, infatti adesso vedremo, adesso è finita la partita, però intanto vittoria e gol sul pallonetto, ottimo, questa volta in parità non conta, cioè dobbiamo fare esattamente più, almeno un angolo in più. Quindi 1500 crediti va benissimo, infatti un angolo a testa non va nell'obiettivo, però tre partite su possibilmente 10, spero un pochino meno, ce la possiamo fare. Ok, secondo avversario di oggi è Sella V con questa liga, a parte Bellerin messo terzino destro, terzino sinistro così a caso, però per il resto è una liga con Perez, Bakambu, Asensio, un ottimo attacco, anche il centrocampo non è per niente male. Palla in mezzo. No, 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 ma che gol sono? Ma è il secondo calcio d'angolo che concedo in questo episodio. È il secondo gol che prendo sul calcio d'angolo. È una cosa. Parte un gol orribile. A parte Bellez cosa stava facendo. Ma che gol è? Dai, quello fa la sponda. Zonzi in scivolata. Probabilmente la voleva fermare la palla. Invece non l'ha trascinata in porta. Vabbè. Bate buono. Vede subito il movimento di Felipe Anderson. Anderson per Luis Alberto che prova il tiro di esterno, subito l'1-1, immediato Luis Alberto, gran gol di esterno devo dire, guardate qui con the outside of the boot, gran gol all'incrocio, cioè non proprio all'incrocio, però è un bel tiro. Prova a prenderla Nani, attenzione, da noi a Nani, Nani si rientra alla grande, Nani anche col borrollo, il tiro a giro, Nani che gol, che gol di Nani, 2-1, 9 minuti, super partita. Giro palla, ottimo Nani con la rovesciata, sì con la rovesciata con la bicicletta, ci proviamo, mamma mia Nani non fa capire niente a nessuno, nemmeno a me, cioè non ho capito nemmeno cosa voleva fare, quello rainbow ha fatto un click, però va bene, 3-1, doppietta di Nani, adesso servirebbe un bel gol di Luis Alberto per la doppia doppietta.
Siano Luis Alberto. Siano Luis Alberto. Che vuole quittare sto qua. Probabilmente c'è anche l'angolo. No, no, non quittare, Ciccio, non quittare. Quitta. Vabbè. Ragazzi, potevo fare la doppia doppietta, potevamo fare l'angolo, però non facciamo niente in realtà. Cioè, non abbiamo fatto niente. Calci d'angolo, tra l'altro, ci segna 1-0, anche se sarebbe 1-1, avete visto, era finita in angolo. Ma comunque non sono più angoli del mio avversario. Vabbè, ci facilita la corsa per il titolo della divisione 7, della divisione 8, però ci complica gli obiettivi. Sono diventati più complicati adesso. Ok, terzo ed ultimo avversario di oggi, guardiamo un pochino, AS Porto, ma non ha nessun giocatore del Porto, bene. Ha una liga con Calleon, Zazaif in attacco. Grazie Ciccio, troppo gentile. Luis Alberto, non puoi fallire, invece fallisci. Complimenti. Coi fiocchi, coi fiocchi. Mamma mia, bello questo giro palla, bellissimo. Ancora per Biglia. Biglia che però non ha un gran tiro, può provarla in mezzo per Felipe Anderson. Palla rimane lì, Felipe Anderson ancora. Portiere. Biglia che ruba palla e fa ripartire l'azione benissimo per Brozovic. Epic Brozo. Epic Brozo. Va sulla fascia per Luis Alberto, ancora in mezzo per Epic Brozo. Brozo col tiro in un altro angolo però, buono. Buono per Luis Alberto, vede il movimento di Brozo, lo serve. Brozo per Felipe Anderson, Felipe Anderson che rientra con la spin, il tiro ancora deviato, ancora calcio d'angolo, bene. Calcio d'angolo ne abbiamo presi abbastanza, adesso però dobbiamo fare gol. La prova da lì, la Rainbow, il tiro, oddio, non so come ha fatto a tirare. Guadagnato un altro angolo, allora riproviamoci. Subito, immediato, il Rainbow, di Nani, il tiro di Nani, fuori di poco, ci sta provando. Buona palla giocata da Luis Alberto che prova a beccare Nani, ma finisce il primo tempo. Tanti angoli e pochi gol. 5 angoli per me e 3 per il mio avversario. Siamo ancora in vantaggio di 2. Mezzo stavolta. Buona la palla, non la prende nessuno. C'è Bani. Bani vuole essere l'eroe. Vabbè. Attenzione, siamo ancora 0-0. Sta partita non si vuole sbloccare. Oddio, la chiusura qui. La chiusura. Dov'è? Attenzione a Zaza, Zaza, ve l'ho detto, è pericoloso. 1-0 al 59esimo. Stiamo vincendo nei calci d'angolo, ma non stiamo vincendo su nella partita. Vabbè, ci sta. Buono Luis Alberto. Vede Nani, driven shot. Nani segna sempre lui. 1-1 al 61esimo. Dai ragazzi. E adesso Luis Alberto per Nani. Nani se ne va alla grande. Nani, quanto mi piace Nani. Quanto mi piace Nani il tiro, però devi trovare la porta. Comunque ho messo in pausa per mettere Immobile lì davanti, che Luis Alberto ovviamente non è una punta. Metti Immobile, voglio rimettere anche Verdi che ha portato bene. Eppure dai, pure Birsa per Zelinski, che sono stati dei buoni, anzi avevo messo Hector. Però stavolta voglio attaccare, quindi metto Birsa. Grazie, subito, subito Felipe, subito Immobile. No, Felipe, per lui, Luis, e non ce la faccio a dire il suo nome però. Miracolo qui di Moya. Con Nani, lancio lungo a cercare Ciro che deve riappoggiarsi per Nani, ottimo. Per questo che l'ho messo, perché c'è sponde fondamentali, l'1-2 con Ibrosovic, l'1-2-3. Ancora di là, bellissima azione. No, Verdi, meno male la palla è tornata a Ciro. Meno male la palla è tornata a Ciro, che Verdi aveva sbagliato, non sbagliato, non era facile in scivolata, che c'entra, però grandissima azione, tutti i passaggi di prima. Verdi qui ha trovato il palo, però ha ritrovato per fortuna sulla respinta a Ciro, che appena è entrato segna il 2-1. Buono col Rainbow. Nani, il tiro. Vabbè, cosa ha levato Moya. Se ne va Nani. Buono col Rainbow a saltare l'avversario. Nani col tiro. Madonna, non entra. Peccato. Era un gol col Rainbow. Finisce qua la partita. Abbiamo vinto, buono. Dovremmo aver fatto più angoli dell'avversario, nonostante sia stata una partita piena di angoli. Non c'è stato il gol dopo il Rainbow, ci ho provato, come avete visto, ci sto provando, ma non è facile far riuscire il Rainbow, ma soprattutto poi andare ad assegnare. Comunque 8 calci d'angolo a 4, quindi per la prima volta siamo riusciti a fare più angoli dell'avversario. Non abbiamo ancora concesso rigori, non abbiamo segnato però dopo un Rainbow, abbiamo fatto un gol di pallonetto. La doppia doppietta sarà veramente tosta, perché dobbiamo vincere almeno con 4 gol e li devono segnare in 2 giocatori, quindi non è facile. Però per il momento ci stiamo comportando abbastanza bene, come vedete siamo a 9 punti, quindi 3 vittorie su 3, con altre 2 vittorie nel prossimo episodio già vinceremo la divisione,
però purtroppo abbiamo ancora molti obiettivi da fare, la strada è ancora lunga, ci proveremo. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di consigliarmi i giocatori da tenere per la prossima stagione, vi lascio comunque anche il sondaggio qui tra le schede nel video. Vi siete iscrivervi al canale se ancora l'hai fatto, passare dalla pagina Facebook e il profilo Instagram che trovate in descrizione. Vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant. This is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that if